Non temere, Dio trionferà. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Leggiamo con grande gioia, con un cuore aperto, il Vangelo di oggi, che è Luca 13, 18, 21. In quel tempo diceva Gesù: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido tra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Amen. Cari amici, oggi vediamo che Gesù parla alle folle, ai suoi discepoli, del regno di Dio. Che bello sapere che il Verbo che si è fatto carne, Gesù Cristo, ci racconta l'esperienza personale del regno di Dio. Quante poche volte noi pensiamo a questo. Dio ci parla del suo regno. Dio ci parla di se stesso. E oggi paragona il suo regno a un granello di senape che un uomo ha preso, ha gettato nel giardino, è cresciuto e diventato un albero così grande che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. In questa prima parabola, similitudine, noi vediamo una cosa davvero importante e incoraggiante. Non tanto la piccolezza del granello di senape, che comunque è molto importante. Negli altri Vangeli, Matteo e Marco, Gesù gli dà più importanza a questa dimensione piccola. Invece, in questo Vangelo, secondo Luca, ciò che è importante è che questo seme piccolo cada nel giardino e cresca. Quindi un processo e una crescita continua di questo granello. La speranza, fratelli e sorelle, che il regno di Dio è in mezzo a noi e cresce giorno dopo giorno. Che cosa fa di solito il mondo? O il principe del mondo, come dice Gesù, Satana? Ci vuole rubare la speranza, portare via la gioia, la visione del futuro dove Cristo regnerà. E Gesù dice: non preoccupatevi. Da quando lui è venuto 2000 anni fa, questo chicco di senape, questo granellino, è caduto nel nostro giardino, nel giardino del mondo, e sta crescendo e diviene e diverrà un albero grande. Così è nella nostra vita. Quante volte noi preghiamo, proclamiamo, gridiamo al cielo e magari non abbiamo quella pazienza di saper vedere crescere questo seme piccolino appena gettato per terra. Vorremmo già vedere una grandissima pianta. Gesù dice: abbi pazienza, credi che il mio seme nel tuo cuore, nella tua vita, del mio Vangelo crescerà sempre di più e diverrà grande. Ci sarà un successo, fratelli e sorelle, nella nostra vita, così come è stato nella comunità al tempo dell'Evangelista Luca. Grandi persecuzioni e loro non vedevano i frutti. Gesù è stato con loro. Ciò che loro hanno seminato anche con il proprio sangue, i primi martiri, i primi cristiani, i primi apostoli, noi oggi lo gustiamo, lo vediamo. La Chiesa è dovunque. Ma grazie a noi, grazie a te, la Chiesa può crescere ancora di più, perché abbiamo un cuore disponibile. Ecco allora la seconda similitudine.
Il regno di Dio è come un lievito che una donna ha preso, ha mescolato in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Il regno di Dio, fratelli e sorelle, è una potenza che ha la capacità di trasformare la nostra vita, come questa farina, questo lievito, che quando si ingrandisce nulla lo può più bloccare e si può preparare qualche cibo. Così il regno di Dio è potente e nulla lo potrà ostacolare. Allora oggi siamo chiamati, attraverso queste 2 similitudini del regno di Dio, a credere. Dio trionferà nella nostra vita, Dio vincerà, Dio ha sempre l'ultima parola. Nemmeno la morte può parlare di fronte alla risurrezione di Cristo, perché Cristo ha sconfitto anche la morte, ogni nostro problema. Chiediamo allo Spirito Santo il dono della pazienza, della fedeltà alla preghiera e della perseveranza nella fiducia in Dio. Vieni Spirito Santo, vieni oggi, manifestati vivo in mezzo a noi, manifestati come il Consolatore. Spirito Santo, donaci la pazienza di sapere attendere. Donaci la perseveranza della fede in tutte le nostre prove. Spirito Santo, apri i nostri occhi che vedano i frutti del Vangelo, di ciò che noi stessi abbiamo seminato in Dio e di ciò che anche altri hanno seminato per noi. Grazie Spirito Santo, perché il tuo regno non avrà mai fine e tu trionferai nelle nostre vite, sopra il nostro male, sopra le nostre fragilità. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan: non temere, Dio trionferà. Questa è la buona notizia, allontaniamo le cattive notizie, accogliamo il Vangelo di Dio che crescerà giorno dopo giorno nelle nostre vite. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.